Telebelluno contribuisce ad informare, intrattenere ed educare il pubblico e rappresenta un importante strumento per il successo delle attività economiche del territorio. Telebelluno, in virtù del lungo lavoro svolto a servizio della comunità, ha ricevuto il premio speciale della Giunta Camerale del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio di Treviso e Belluno per la sezione Servizi. Tra le motivazioni, l'aver dato voce a una comunità, quella bellunese, avvicinandola laddove le distanze non sono solo territoriali, ma anche economiche e culturali. È stato un bellissimo riconoscimento aver ricevuto questo premio, davvero inaspettato, anche perché effettivamente ha premiato l'impegno che la società sta dimostrando in questi ultimi anni, non solo essere sempre presente sul territorio con estrema cura per il territorio e per la cittadinanza e per tutto quello che accade, ma anche e soprattutto perché sta cercando di evolvere anche verso altri settori, da qui tutta la parte di Dolomiti Production, tutta la parte della produzione di video, il videomaker, e anche tutta la parte di Dolomiti Live TV, quindi la piattaforma che è sul digitale, dove possono fruire tutti i filmati che riguardano tendenzialmente la montagna, il turismo e il tempo libero. La società adesso è impegnata in un progetto di digitalizzazione che sta portando avanti, che consiste nel recupero di 3.500 videocassette di filmati che riguardano la nostra comunità del 1979 al 2007, quindi un archivio davvero molto importante, un patrimonio che conta 30.000 supporti digitalizzati che verranno appunto conservati e che diventano una vera e propria ricchezza per la società. Parte del materiale d'archivio, in attesa del portale online che ospiterà una selezione dei migliori contenuti, è già stata rivelata nel video di presentazione della società. Erano quelli giorni pieni di futuro, che negli anni è via via mutato, ponendoci sfide sempre più grandi. Quello spirito che ci animava non è mai venuto meno, quel desiderio di guardare oltre, di non fermarci in cima ad una vetta ma tentare un'altra ascesa, incordata, in ogni quotidiano a raccontare le storie della nostra terra, a raccontare una storia che non è ignara della vita, dei sentimenti, le fatiche, le sconfitte e i successi della nostra comunità, ma li condivide. E per un altro sentiero ancora, e ancora a raccontare le nostre Dolomiti attraverso una nuova esperienza che sconfina, che non teme l'ignoto di cieli più vasti. Telebelluno ieri, trascorsi 40 anni, Telebelluno oggi, con Dolomiti Production e Dolomiti Live TV. Lo zaino è pronto per cominciare un nuovo viaggio.